In quel tempo, Gesù diceva alla folla, così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno, dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come egli stesso, non lo sa. Il terreno produce spontaneamente, prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga, e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, poiché è arrivata la mietitura. Diceva, a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? O con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che quando viene seminato sul terreno è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno, ma quando viene seminato cresce e diventa il più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido sulla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo, carissimi fratelli, questo è il Vangelo di oggi, domenica 13 di giugno, grandissima festa del grande santo Sant'Antonio di Padova, una figura eccezionale nella nostra Chiesa Cattolica, che grandi cose ha fatto e grandi cose farà. Noto sicuramente per colui che è il predisposto a quale noi ci affidiamo dopo aver perso qualche cosa. Sant'Antonio, ho smarrito questo oggetto, ti prego farmelo ritrovare. E questo è stato, penso, per molte persone una testimonianza del fatto che il santo agisce anche nelle piccole cose. La Chiesa Cattolica agisce laddove noi chiediamo, e il santo di oggi appunto ci dà una testimonianza. Sant'Antonio, ho perso questo piccolo oggetto, per me importante, ti prego fammelo ritrovare. Quindi Sant'Antonio, il santo di oggi, agisce anche nelle piccolezze, come nelle piccolezze agisce oggi il Vangelo, in quanto nostro Signore tira in ballo il più piccolo dei semi, quello della senape. Però una volta che si sviluppa, quel seme diventa più grande di tutti. Ecco, è forse per questo che oggi, a mio avviso, viene incentrato questo Vangelo sulla figura che poi, in maniera così diretta o indiretta, di Sant'Antonio, ne troviamo uno spunto. Ecco, noi dobbiamo praticamente partire da quelle cose, chiedere al santo o a chiedere ai santi di farci ritrovare non solo gli oggetti, ma la fede. Quella fede che parte assolutamente dal punto più piccolo, dal punto più misero che noi possiamo avere, quella fede grezza, magari sbagliata, magari anche insufficiente a noi stessi, ma che ci fa dare un punto di partenza, ci fa dare un punto anche di arrivo a quella che è la nostra meta. Perché noi sappiamo che se partiamo dal basso, partiamo dall'umiltà, partiamo dalla consapevolezza di essere un nulla e ritroviamo noi stessi, non solo l'oggetto che ci viene così smarrito dalla casualità o dalla nostra distrattezza, allora noi lì possiamo fare grandi cose, quindi possiamo essere quell'albero in cui poi anche gli uccelli vanno a dimorare. Ecco, noi non dobbiamo far dimorare gli uccelli, ma dobbiamo far dimorare le altre persone. Il nostro seme deve produrre talmente tanto, essere grande, ingrandire talmente tanto affinché le altre persone possano essere per noi un modo di trovare qualche spunto, essere per noi quelle persone in cui trovano del ristoro, del refrigerio, essere noi quella luce di Gesù. Guarda quella persona, che fede che ha, secondo me può essere utile anche alla mia fede. Ecco, è per questo che noi non siamo alberi, non siamo vegetali, ma siamo figli di Dio. Ed è proprio su questo spunto che noi dobbiamo trarre quello che è l'insegnamento di questa parabola. Dobbiamo costruire dal nulla per arrivare alla grandezza, e la grandezza è Dio, il nulla siamo noi. Nel mezzo c'è solo la volontà. Sia lodato Gesù Cristo e buona festa di Sant'Antonio, e per tutte le cose che voi avete smarrito, soprattutto la fede, la speranza e anche la carità, speriamo che possa il santo aiutarvi a ritrovarle. Sia lodato nuovamente Gesù Cristo. Yeah.
La, la, la.